Oggi parliamo di allenamento. Allora, sarò molto sincera, per me il mese di novembre è stato molto particolare in termini di allenamento e ammetto di essermi allenata a spizzichi e bocconi. Ve ne avevo già parlato in un altro video dove avevo perso un pochino la motivazione, la voglia, in cui vi raccontavo che avevo trovato altri mezzi per sfogarmi, però sono arrivata un pochino a riflettere su come mi sento adesso e cosa è cambiato. Novembre è stato un mese molto ballerino, cioè praticamente ho sentito poca stabilità in quanto la situazione poteva cambiare da un momento all'altro, potevamo cambiare colore da un momento all'altro e si viveva un pochino con l'ansia di questo. E questa instabilità nella mia vita la vedevo riflessa in tutto ciò che facevo. Non riuscivo a concentrarmi su una cosa, ad allenarmi, perché non mi sentivo, non dico in controllo della mia vita, perché penso che quest'anno nessuno sia stato in controllo o possa dire ho avuto controllo sulla mia vita, ma questa instabilità nella vita si rifletteva su tutto il resto e mi impediva di fare le cose, non riuscivo a programmare, ho fatto tanta fatica a lavorare, ho fatto tanta fatica ad allenarmi. E infatti mi chiedevo perché rispetto al primo lockdown non ero riuscita a seguire una scheda, una routine, vi avevo detto che non c'è nulla di male, però comunque mi sono interrogata sul motivo e penso adesso di aver capito il motivo, perché adesso che c'è stato questo nuovo decreto legge per le feste di Natale mi sento più tranquilla, cioè adesso so che fino al 6 la situazione è così, ok? Quindi come il primo lockdown sapevo che per tot mesi saremmo stati in quella situazione, adesso è uguale e la differenza di novembre so che non può cambiare. Quindi l'instabilità e la possibilità di variazione nella vita mi dava instabilità in tutto ciò che facevo. Invece adesso che so come andrà, non dico che sono in controllo perché ovviamente non lo sono, però sapere come saranno organizzate le mie giornate e avere un termine, avere idea di ciò che succederà mi dà molta più tranquillità. E infatti da questa settimana, da quando siamo arrivati qua, ho ritrovato la mia routine, ho ritrovato la mia serenità negli allenamenti, mi sono organizzata un pochino la mia vita. La mattina mi sveglio con calma, faccio un po' le mie cose, poi mi alleno, pomeriggio lavoro, esco. Quindi, insomma, vorrei sapere se anche voi vi siete sentiti così, se è cambiato anche per voi nel momento in cui avete aggiunto un pochino di punti fermi nella vostra vita, se è cambiato anche il vostro rapporto con il fitness e con le varie attività che fate. Quindi, come mi sono organizzata con gli allenamenti? Essenzialmente in questo periodo cerco di dedicare ogni giorno un pochino di tempo all'allenamento. Allenamento inteso come un'ora di movimento in realtà, quindi non per forza deve essere un allenamento devastante o qualcosa di super strong, può essere benissimo anche stretching. Sto ancora lavorando sulle mie spaccate, quindi c'è molto da lavorare su quello ed è un momento, un allenamento abbastanza statico, calmo, tranquillo. Quindi è proprio per prendermi un'ora da dedicare a me stessa, prendermi una pausa, staccare il cervello. E questo è un pochino quello che in questo periodo delle vacanze vorrei trasmettervi perché so che tanti staranno pensando, ecco, mi devo allenare perché ho mangiato di più, eccetera. No. Ci dobbiamo allenare perché muoversi fa bene, perché siamo costretti in casa e quindi in qualche modo dobbiamo muovere il nostro corpo che è nato per muoversi e il movimento è salute. Muovetevi e allenatevi perché vi fa stare bene, perché vi fa connettere con voi stessi e non perché è un compito che dovete compiere, un compito da svolgere, da portare a termine dall'inizio alla fine. E vorrei davvero che viveste il momento di allenamento meno come una costrizione, meno come un compito a casa, ma più come un momento da dedicare a voi stessi. Ci saranno allenamenti che amerete di più, ci saranno allenamenti che odierete, ci saranno allenamenti che sedrete lì e direte: ma perché? Perché lo devo fare? E mentre lo farete vi direte perché lo sto facendo. Però molto spesso poi la sensazione a termine allenamento è sempre positiva, gioiosa e vi farà stare bene e aiuta tantissimo a livello mentale, soprattutto
perfetto per rilasciare le endorfine e per rilassarvi. Non so se vi allenate la mattina, ma se siete un pochino come me, se vi allenate alla mattina, poi si ha tutta un'altra energia. E spesso io dico che laziness brings laziness, quindi la pigrizia porta pigrizia. Forse lo dico o lo dirò nel video della skincare routine perché questa cosa non mi suona nuova. Se voi divaneggiate tutto il giorno, sarete sempre più stanchi, ve lo assicuro. E quando io passo sul divano tutto il giorno, arrivo stanchissima alla fine. Invece, se mi alleno, se faccio cose, mi tengo impegnata. Mi sento molto più, magari si stanca, ma è quello stanco diverso, un stanco positivo, quello stanco che energizza. Basta. Spero di essere riuscita a trasmettervi un pochino, di tranquillità, di passione, di amore verso voi stessi, verso l'allenamento, perché veramente, cioè, siamo un po' cresciuti con questa idea del workout all in, super strong, yeah, dacci dentro, no pain, no game. No, io non sono assolutamente di questa opinione. Sono dell'idea che basta muoversi, basta connettersi e sentirsi bene. E l'allenamento aiuta tantissimo. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video di Lockmas. Un abbraccio.